Buongiorno. Nel 1526 Francesco I, re di Francia, si fa promotore della costruzione di una vasta coalizione anti-asburgica. L'obiettivo strategico è evidente: ridimensionare il peso politico e militare di Carlo V. Aderisce innanzitutto a questa lega il Papa Clemente VII, anch'egli preoccupato per lo strapotere dell'imperatore. Abbiamo inoltre Genova, Milano, Firenze e Venezia, anch'esse allarmate perché la protezione di Carlo V si fa via via sempre più invadente. Carlo V risponde schierando i Lanzichenecchi, cioè i fanti mercenari tedeschi, i quali nella primavera del 1527 riescono con facilità a sbaragliare le truppe avversarie. Dopodiché, di loro iniziativa, infuriati perché da troppo tempo non ricevevano la paga, decidono di assediare e devastare Roma. Abbiamo saccheggi, stupri, uccisioni di religiosi, tombe di papi profanate. Il sacco di Roma durerà ben 8 giorni. Carlo V condanna con fermezza quanto accaduto, tuttavia prende tempo. Perché Carlo V non interviene tempestivamente? Perché non può e perché non vuole. Non può perché, essendo a corto di denaro, non è in grado di pagare il dovuto alle truppe. E poi non vuole, perché fra Carlo V e il Papa si è creata una profonda frattura, in quanto il Papa lo ha tradito aderendo a questa lega anti-asburgica. Dunque, questa ingombrante presenza dei Lanzichenecchi a Roma durerà ben 8 mesi. Alla fine, nel 1529, si arriva a un accordo fra la Francia e la Spagna. È la famosa pace delle due dame, detta così perché viene intessuta dalle mani della zia di Carlo V, cioè Margherita, e della madre di Francesco I, cioè Luisa. In sostanza, cosa prevede questo accordo? Carlo V rinuncia a qualsiasi ipotesi di controllo sulla Borgogna e, da parte sua, Francesco I abbandona qualsiasi pretesa sui territori italiani. Dunque, di fatto, Carlo V è l'arbitro incontrastato della situazione italiana. Siamo così arrivati all'ultima tappa del cammino umano e politico di Carlo V. Carlo V si trova adesso a fronteggiare simultaneamente un duplice nemico. Da una parte la minaccia inesorabile che gli viene dalla Francia e dall'altra il pericolo protestante. Alla fine sarà costretto a cedere perché l'eccessivo prolungamento delle operazioni belliche lo porterà a una crisi finanziaria drammatica e irreversibile. La strategia di logoramento ha funzionato. Allora, Carlo V, abbiamo detto, è costretto a cercare un compromesso da una posizione di debolezza con il mondo protestante. E dunque nel 1555 abbiamo la pace di Augusta, la quale è sintetizzabile in due punti essenziali. Allora, in primo luogo, è riconosciuto ai principi tedeschi il diritto di scegliere liberamente se aderire al cattolicesimo o al protestantesimo. I sudditi dovranno, quindi non potranno, dovranno obbligatoriamente seguire la scelta, del sovrano. In caso contrario, dovranno vendere i loro beni e dovranno lasciare la loro terra. Secondo punto, viene convalidata la confisca dei beni ecclesiastici. Questa era stata una delle molle fondamentali di questo processo rivoluzionario. Nel 1556, quindi l'anno dopo, avviene un evento straordinario, e cioè Carlo V abdica, abbandona il potere. È il segno evidente che ha preso atto che il suo progetto di restaurare l'impero universale è inesorabilmente destinato a fallire. Il vento della storia gonfia le vele degli stati nazionali. Il sogno medievale dell'impero universale è ormai un residuo del passato. Dunque, Carlo V affida al figlio Filippo II la corona di Spagna, i possedimenti in Italia, il tesoro americano e i Paesi Bassi. Affida inoltre al fratello Ferdinando il complesso dei domini asburgici, l'Austria,
l'Ungheria, la Boemia e la corona di imperatore. Nel 1559 abbiamo inoltre la pace di Cateau-Cambrésis, che viene stipulata da Filippo II, quindi il figlio di Carlo V, e da Enrico II, il nuovo re di Francia. Anche in questo caso si arriva alla pace per esaurimento delle forze, dovuto al costo insostenibile della guerra. La Francia ottiene il controllo di Metz, Toul e Verdun, che sono delle piazze forti militari di enorme importanza strategica. E inoltre mette le mani sul porto di Calais, che era l'ultimo pezzettino di Francia in mano agli inglesi. Questo perché gli inglesi hanno appoggiato la Spagna. La Spagna, dal canto suo, manterrà l'egemonia in Italia.